combatti anche tu il ministero dell'amore. Non essere schiavo del partito. Pensa, anche se pensare è illegale. Salute a tutti, il mio nome è Mattia Prometeo e sono il cantore della verità, nonché il guardiano del giardino che non c'è. Ebbene sì, miei cari psicocriminali, la verità è nel giardino che non c'è. Dove pensavate di trovarla? In chiesa? In questo psicocrimine continuerò per la serie sui 7 principi ermetici, parlando del quarto principio, quello della polarità. Ogni cosa è formata da due poli opposti. E quando in questo caso diciamo ogni cosa, si intende sia gli oggetti materiali, sia le idee. Insomma, se prendo per esempio un oggetto, vedo che è composto da una parte destra e da una parte sinistra, una parte alta e una parte bassa, una parte interiore e una parte esteriore. Perché è così che si presenta alla mia mente. Per quanto la percezione dell'oggetto materiale sia filtrata dall'illusorietà dei miei sensi, questa è la realtà percepibile. Mentre per le idee non è differente. Per esempio, potrei fare l'esempio generale di un'idea in generale e potrei dire che un'idea è formata da due parti opposte, una parte immaginaria e una parte che la immagina. Ma preferisco fare un esempio più semplice. Il paradosso logico. Il paradosso logico è un'idea che per sua definizione è fatta da il vero e il falso che coesistono allo stesso tempo. Insomma, potrei fare esempi infiniti ed è per questo che si dice che ogni cosa ha due poli opposti. Ma ecco, adesso contestualizziamo questo principio con quelli precedenti. Tutto è mente. Ogni parte è in corrispondenza con la parte opposta e tutto vibra. E cosa possiamo aggiungere contestualizzando il quarto principio all'interno degli altri tre? Beh, possiamo per esempio dire che come in basso così in alto e come in alto così in basso, allora come ogni cosa ha due poli, così due poli fanno una cosa. E allora quando la mia mente osserva negli oggetti materiali due cose opposte, posso unirle in un'unica percezione. Allo stesso modo, quando identifico due idee in opposizione fra loro, posso sintetizzarle in un'idea che le include entrambe. Per esempio, tra la destra e la sinistra c'è il mezzo, e il mezzo è l'idea che include destra e sinistra. Allo stesso modo posso continuare e dire che le estremità di un oggetto o le parti estreme di una qualunque idea poi sono in opposizione con il termine medio. Destra e sinistra sono gli estremi, termine medio
è il polo opposto agli estremi. E cosa ho individuato così? Altri due poli opposti. Ed ecco che ho una nuova unità fatta di centro ed estremi. Ho un nuovo oggetto, ho una nuova idea. Insomma, capovolgendo il quarto principio con l'uso del secondo, posso creare nuovi concetti e nuovi oggetti quando osservo due opposizioni. Insomma, posso fare qualcosa di nuovo, posso inventare qualcosa di nuovo. Molto utile, molto pragmatico nella vita umana. E ovviamente l'unica cosa che può bloccarmi da questa innovazione, da questa creazione, è l'illusione della separazione fra gli opposti. Illusione della separazione di cui ho parlato in un video che metterò qua sopra e non là sotto. Potrei continuare con l'esempio del percorso. Un percorso è il termine medio fra l'inizio del percorso e la fine del percorso. E l'estremità, l'inizio e la fine, col percorso insieme fanno qualcosa che diventa degno di essere chiamato viaggio. E posso ricordarvi sempre che non sono le persone che fanno i viaggi, ma i viaggi che fanno le persone. Insomma, è dal quarto principio, quello della polarità, dei sette principi ermetici, che possiamo derivare l'unione fra tesi e antitesi, e quindi dire che il paradosso è l'unica vera verità, e che ogni verità è solo una mezza verità, perché è completa solo quando viene a esistere allo stesso tempo contemporaneamente con la falsità. E quindi vero e falso fanno il vero vero. Ma insomma, tutta la logica hegeliana di tesi e antitesi, ragione e natura che fanno una ragione infinita, la logica di sintesi invece che la logica di analisi, sono tutte derivazioni del quarto principio della polarità, sicuramente il mio preferito. Ed ecco, possiamo poi unire il quarto, invece che col secondo, con il primo: tutto è mente. E allora l'essere e il non essere in realtà sono parti del tutto, che il tutto per definizione è tutto. E non potrebbe in esso mancare nulla, perché se no non sarebbe il tutto. E quindi essere e non essere sono i poli opposti che fanno il tutto. Allo stesso modo il niente è qualcosa, perché se no il tutto non sarebbe il tutto. Ma attenzione, possiamo pure unire il quarto principio col terzo. Ogni cosa è formata da due poli opposti, ma ogni cosa è anche in movimento. E quindi, possiamo derivare quello che è il quinto principio dei sette principi ermetici, il principio del ritmo. Ma questa, miei cari psicocriminali, è una storia per un altro psicocrimine. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo profondissimo esoterismo. Non posso che dirvi che se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Se non l'avete capito,
condividetelo, che forse trovate qualcuno che ve lo spiega, oppure lasciate un commento che vi spiego più io meglio nel dettaglio. Ma anche se il video non vi è piaciuto, mettete comunque mi piace. Se vi è piaciuto, fatevi un altro account e mettete mi piace una seconda volta. Io come sempre vi auguro il meglio e solo il meglio, e vi ringrazio per la visione. Evanesco.